Abbiamo deviato per Gravellona. Usciamo a Meina. Stiamo salendo a Fosseno. Lavatoio. Questo è l'inizio del sentiero per il Sasso del Pizzo. Alla seconda deviazione vediamo il sentiero di sinistra. Nebbiuno, Sasso del Pizzo, Ponte Cornaggia e Nebbiuno, F15. Da qui dove passano con le biciclette. Stiamo percorrendo l'anello escursionistico. Siamo arrivati a Sasso del Pizzo. 763 metri di altitudine. Peccato che tutto il panorama sul lago sia velato. Allora, dove siamo qua? Un po' di collaborazione, eh? A Sasso del Pizzo! A Sasso del Pizzo! Certo. Le case che si intravedono attraverso gli alberi deve essere l'altra frazione di Nebbiuno. Ci siamo prenotati il posto per stasera. Stiamo andando verso Monte Cornaggia. Dove che te vedi? Allenamento per la montagna, vado. A Monte Cornaggia. Sul Monte Cornaggia. Se si vuole andare al Sasso del Pizzo, prendere il sentiero numero 5. Regina Marghe. E quello dovrebbe essere il Monte Cornaggia. Questa è Poggio Radioso. Allora, stiamo facendo l'anello da Nebbiuno, Sasso del Pizzo, Monte Cornaggia e ritorno a Nebbiuno. A questa altezza si gira a destra e si sale ancora. L'ultimo pezzo è bello ripido, L'ultimo strappo. Beh, siamo arrivati in cima a Monte Cornaggia. Mi aspettavo di vedere chissà quale panorama. Mi hanno detto si vede la Svizzera, si vede il lago. Madonna, è troppa foschia, cioè non si vede niente. Qui sotto abbiamo Nebbiuno. Infatti c'è tutta la foschia, non si vede niente. Il fotografo non è soddisfatto. Guarda che il tramonto è un po' di là, da questa parte si vede solamente nebbia di qua.